C'è chi pensa che Rossi abbia mollato da tempo con l'impegno nel lavoro su Ducati. Qui c'è chi li ha visti lavorare per 2 anni e può dirvi di non aver mai visto una flessione da nessuna delle due parti. Un paio di volte a Rossi è scappata la frizione della pazienza e Ducati ha incassato. Rossi ha lavorato in un verso e la Ducati in un altro. Si lasciano pacatamente e signorilmente, con Rossi però che dice che la moto, pur cambiando, non è cambiata, e la Ducati che per il suo verso si aspettava, per blasone trascorsi, uno stone replica che non ha avuto. Come l'australiano guidasse la Ducati rimane un mistero per tutti, anche perché, proprio come Valentino, da lì ad un certo punto decise di andarsene alla Honda sbattendo la porta. Mentre Rossi torna a Yamaha, rimanendo, non è una gran consolazione, il miglior ducatista dell'anno, in lotta con Bautista per il 5° posto del mondiale. Il mistero su ciò che Ducati stia preparando per il futuro di Dovizioso, Hayden, Iannone e Spisse è fittissimo, ma avrà base nel lavoro fatto in questi anni a partire dal telaio perimetrale. Un altro mistero se lo porta addosso Valentino, pensando alla Yamaha, a quel che diranno il cronometro e le sensazioni. Eccolo nello stralcio di una lunga intervista rilasciata qui a Valencia a Giorgio Terruzzi, che andrà in onda domenica 18 novembre in Grand Prix e in XXL a partire da mezzogiorno. Stavolta, più che una spalla malata come nel 2010, c'è una disabitudine al risultato e al tempone, una ruggine da levare, se con un soffio o con la lima, non si saprà fino a mercoledì sera. 2 anni così di guai, cosa pensi di aver perduto? Allora, non so dirtelo, perché anche per me il test di martedì sarà molto importante, e anche non fondamentale, perché comunque durante la stagione si può lavorare, però appunto per capire questo, secondo me non ho perso niente, anzi sono in forma, sono carico, questi 2 anni serviranno a godersi di più i prossimi, e penso di non avere perso niente in quanto a velocità, concentrazione, eccetera, però non sono sicuro.